È appena finita la conferenza stampa della Fiat Panda Connected by Wind e purtroppo mi sono perso Rovazzi, troppo simpatico, da oggi diventa testimonial non solo della Fiat ma anche della Wind. Da questa comunanza di testimonial nasce anche la Fiat Panda Connected by Wind, che vediamo qui esposta all'interno del Mirafiori Village. Si tratta di una versione che porta con sé la calotta arancione in onore della Wind, il logo Connected by Wind qui sulla montante B, ma soprattutto all'interno della dotazione entra a far parte il Wind Pack, con un routerino 3G che adesso vi farò vedere, che permette di sfruttare 50 giga al mese di connessione, sharandola, condividendola con un massimo di 15 persone per volta, anzi fino a un massimo di 15 persone. Si tratta della Panda Cross, sostanzialmente quindi di un allestimento diciamo tra i preferiti. Il 25% dicono delle Panda ultimamente viene scelto con questo tipo di caratterizzazione, e viene proposta in abbinamento al motore 1200 da 69 cavalli, con prestazioni che ovviamente sono in linea con quella che è la performance di questo motore, ovvero da 0 a 100 in 14 secondi e 8 e 155 km orari di velocità massima. Per quanto riguarda gli interni, sicuramente l'elemento caratterizzante di questa versione è ovviamente la presenza di questo router Wi-Fi, che viene integrato nella plancia attraverso questo supporto della Wind con la presina USB, eccola qui, router Wi-Fi, che appunto è in grado di condividere la connessione dei 50 giga al mese, attraverso il quale si può connettere anche il vostro cellulare, all'interno del quale potete far girare anche l'app della Fiat, che comprende ovviamente Waze, lo scatto fotografico eccetera eccetera, la musica che può essere ascoltata attraverso lo streaming audio all'interno del vostro sistema di bordo della vettura, ma poi ovviamente anche altre funzionalità che fanno parte del pacchetto della Fiat App. Direi una vettura molto completa, 9.950 euro rappresentano sicuramente un prezzo interessante per una Panda, che non solo è da sempre leader di mercato, ma oggi forse è anche la vettura di segmento A più connessa. Per parlare al meglio della Panda Wind, guardate che ho Tommaso Vitali, direttore marketing B2C Wind 3, giusto? Corretto. E vai. Tommaso, allora, una cosa che mi ha sorpreso è che Panda e Wind, anzi Fiat e Wind, viaggiano veramente a braccetto. Non mi ha stupito questa collaborazione, come mai? Guarda, hai ragione, è una collaborazione che è venuta abbastanza naturale, siamo riusciti a metterla in piedi anche in tempi brevi, e non è semplice far dialogare due aziende così importanti. Facile ma efficace come la Panda, anche la Wind è così, poi sostanzialmente si rivolge ovviamente a una clientela, a molti clienti. Quanti clienti avete in Italia? Noi abbiamo 30 milioni di clienti. Alla faccia, Panda ce ne sono Pande, ce ne sono un po' meno in giro ovviamente, però sono tantissime, l'auto più venduta in Italia, è molto venduta anche in Europa ed è un'ottima collaborazione. Avete 50 giga all'interno, poi alla fine dell'anno si pagherà ovviamente, però rimarranno, esatto, anche qui tariffe, immagino, abbastanza sempre popolari. Tra l'altro, avendo molti utenti di Galeazzi, una cosa che mi ha molto interessato è il fatto che state sviluppando la rete 4.5G tra Wind e 3. Assolutamente sì, l'unione della rete di Wind con la rete di 3 sta creando quella che noi chiamiamo una super rete 4.5G ad elevate prestazioni sia in termini di qualità, affidabilità e velocità. Bene, staremo a vedere, sicuramente Andrea le proverà in futuro la vostra rete, grazie mille e vi auguro ovviamente una buona collaborazione. Intanto godetevi gli spot con Rovazzi, che sono troppo simpatici. Grazie, ciao a tutti. Ciao, a presto, e io chiudo, vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, sono davvero orgoglioso che ogni giorno dedichiate qualche istante a noi. Mi raccomando, commentate qui sotto su YouTube, su Facebook, dove volete. Ciao!